Cioè, io non ce la posso fare, ragazzi. Ma vergognatevi! Una vergogna, non si può. Un girone che dovevi vincere a spasso! Come cazzo fai? L'ho vista a 15 punti oggi. Ma come cazzo fai a fargli 4-0 in casa tua e poi a fa sta figura di merda? Ragazzi, poi veramente con tutto rispetto, ma parlavo del Servette. Lo dico con tutto il rispetto possibile, perché questi la partita va a finire che ce l'hanno imbrigliata. Siamo stati capaci di fare... Ma non meritavi di vincerla, perché Svilard ha fatto pure un miracolo che l'ha tolta dall'incrocio dei pali. Di base ha mangiato un gol a porta vuota, praticamente. Uno a porta vuota. Lukaku ci ha avuto un'altra occasionissima oltre al gol, se l'è magnato. Dybala ci ha avuto anche un'altra occasione. Le occasioni tu ce l'hai avute, non le hai sprecate, cioè non le hai sfruttate. No, fa, però io già ho letto. Complesso t'hanno imbrigliato la partita. Io già ho letto gente che dice: no, perché la pioggia, no, perché è un campo di patate, no, perché fa freddo. Non inventatevi cazzate, non inventatevi cazzate. Io ripenso ai gironi quando sono stati fatti i sorteggi. Tutti abbiamo esultato, per quanto poi massimo rispetto per gli avversari, ma chi non ha pensato? Questo è un girone abbordabile. Siamo stati in Europa probabilmente i più fortunati in termini di girone. Un girone abbordabilissimo che te dovevi portare a casa a mani basse. Io stasera pretendevo la vittoria. Sì, tu giocavi con Pellegrini, con Dybala, con Lukaku. Non hai fatto turnover, hai giocato con la miglior formazione possibile. Tu sta partita la devi vincere. I primi 15 minuti ti hanno fatto una testa così. Hanno dato un'intensità, cattiveria, una rabbia. Hanno creato tre o quattro occasioni. Tu dove stavi? Hai dormito, per carità. Poi hai preso le misure. Poi sembrava fossimo entrati in partita e stavamo... Hai rischiato di fare due gol nel giro di 3 minuti con Lukaku. Cavolo, uno lo fai. Uno a momenti lo fai. Dopo altri pochi minuti, a momenti ti fa raddoppio. Uno dici: oh, eccola, la partita sta in discesa. Guarda l'errore. Qua stanno a rifare il gol, ragazzi. Per quanto poi... Per quanto poi Cristante è un errore pazzesco di Cristante. È un errore pazzesco. Diciamo che non sbaglia, lo lascia praticamente, quindi gli dà possibilità di stopparla. Poi gli tocca anche la palla e praticamente gliela mette in modo che lui può tirare in porta. Perché gliela tocca la palla, là ci ha messo il piede, gliela toccata, ma non è bastato. Gliela mette tipo assist. L'errore è in termini, in ottica di posizionamento iniziale. Ma non lo devi fare arrivare a quelle situazioni, a quelle condizioni. No, quello è proprio... va a finire che è l'ultimo dei problemi. Perché tu sta partita, dopo mezz'ora, dove sta 3-0. 3-0. Non dico 3-2. Ma per quello che abbiamo visto all'interno della partita, sì, regà. Sì, e a casa, 3-0, dopo mezz'ora, sta partita, tu non... giocare a ciabatte. Non è così, perché se io guardo come è andata effettivamente la partita, infatti ho detto dovevi, io te vengo a dire, dovuto, io ti vengo a dire che avessero vinto loro, te dovevi stare solo che zitto, me dovevo stare solo che zitto, perché ragazzi abbiamo fatto una prestazione veramente ridicola. Io sai che cosa potevo capire? Dice: Lukaku lo fai riposare in ottica Sassuolo, Dybala magari li fai subentrare al 60esimo, te si mette storta la partita con una squadra che comunque tecnicamente e tatticamente ti rimane 10 categorie di differenza. Però potevo un minimo capire. Dico, in vista di preservare i calciatori in ottica turnover per il campionato, perché comunque, no, se guardi poi come ci stiamo a mettere adesso un campionato, la situazione sì, del campionato, vabbè, sì, l'avrei pure capita, no? Però poi avrei comunque preteso al 65esimo, al 70esimo, il subentrare dei calciatori cardine e sta partita in un modo o nell'altro te la saresti comunque tu da portare a casa. Tu hai fatto sprecare fiato ai giocatori tuoi migliori per 90 minuti per far che? Niente. Per prendere davanti al culo? La solita figura di merda. Io non riesco, è un quarto d'ora che ho la classifica aperta davanti del girone, non riesco a levargli gli occhi di dosso. È una vergogna, non si può guardare sta classifica. Non si può guardare. E non venite, ma di io pure onestamente non voglio essere, stavo sperando, pensa a che cazzo di punto era arrivato. No, ma stavo a sperare nel 3-2 dello sheriff, è arrivato in extremis e ci sta bene perché voglio essere pure io così, ci sta bene, perché non dobbiamo sperare nei risultati degli altri. Tu sta partita te la devi portare a casa, tu te devi rendere ma anche me. Anche la vittoria con la vittoria loro non sarebbe bastata, perché poi la differenza reti, certo, che va a fare la differenza loro. Perché negli scontri diretti eravamo pari, 2-0 noi, 2-0 loro, la differenza reti, loro stavano a più 3, quindi tu comunque la prossima dovevi sperare più 4,
E appunto, tu dovevi sperare, de fa 4, non solo de vince, ma de fa 4 gol di scarto più di loro? Cioè, e 4, tu, quindi 5. Tu pensi. Almeno 4 prossima, per pareggiarli pure in differenza reti. La prossima, tu c'hai l'obbligo di vincere? No, no, se, sei arrivato secondo. Sei arrivato secondo. E punto. Devi sperare che lo Slavia Praga perde contro il Servette in casa. Sei arrivato secondo, punto e basta. Lo sapete che significa? Che tu, da secondo della classe, becchi una che scende dalla Champions. Quello che ha fatto l'anno scorso, che hai fatto l'anno scorso, uguale, paro paro. Peccato che i miracoli esistono una volta sola. Non che l'anno scorso sia stato un miracolo quello che ha fatto la Roma, perché ce lo siamo meritato, strameritato da tipo in finale, e forse meritavamo pure qualcosa di più. Però quest'anno sicuramente va a finire che col culo che te ritrovi andrà sicuramente 10.000 volte peggio di come è andata l'anno scorso. E questo è il problema. È una partita in più. Due. Andata e ritorno. Ah, era andata e ritorno. Due partite. Io mi scordo sempre. Due partite in più. Te può capitare una squadra difficile, quindi probabilmente non passerai. E io ribadisco, tu stai a giocare contro lo Slavia Praga. Tu stai a giocare, raga, cioè, stasera non stavi a giocare contro lo Slavia Praga, no? Però te la stavi... No, te la stavi a scorticare. Due settimane fa quando cavolo te la stavi a scorticare con lo Slavia Praga. E io ribadisco, no? È una cosa che non concepisco. È una cosa che non concepisco. Cioè, se sti avversari, se ste squadre ci possono così mettere in difficoltà, stasera al Servette... Che gli fai, lo ribadisco, una capoccia così 4-0. Raga, poteva finire 5-6-0 quella partita all'Olimpico. Ma io a sto punto preferivo vincere 1-0 per 8 della cuffia e vince pure stasera 1-0 per 8 della cuffia soffrendo in entrambe le occasioni. Cioè, io... hai fatto vedere tutto il contrario di tutto. Che è cambiato? Che è il fattore casa che ti fa così tanto la differenza con i titolari? Con Dybala e con Lukaku? Ma quanto pigliano di stipendio Dybala e Lukaku? Ma, a parte. Ma che cosa ti serve a te penso per vincere che, una partita contro un avversario così, Lukaku, così scarso? Permettetemi di dirlo. Solo Lukaku prenderà più di tutta la squadra del Servette messa insieme di stipendio. Io non lo so. Ditemi voi. Ditemi voi se è un qualcosa di possibile, se noi ogni volta siamo costretti a vedere sti spettacoli indecorosi. Perché questo per me, per eccellenza, è uno spettacolo indecoroso. E vi dico che dopo l'ultimo periodo della Roma, guardando come si stavano a mettere come, lasciate stare, che avevamo perso l'ultima con l'Inter, con chi era? Con l'Inter. Con l'Inter, ci può stare, perdi 1-0. Non mi permetto di dire, volevo vincere con l'Inter perché... Ma con lo Slavia hai perso l'ultima, non mi ricordo, però andando a memoria... Sì, però guardando l'ultimo periodo, comunque, non è che stavi a passare un periodo di quelli negativi, sì, che dici, vabbè, minchia appettata del genere, te la potevi aspettare dietro l'angolo. Esatto, non dai mai continuità un cazzo. Esatto, è quello il problema. E due partite, le imbrocchi fatte bene, e proprio va a fare ste figure di merda contro dei calciatori. Ripeto, una squadra che merita tutto il rispetto nel mondo, perché se sono arrivati a sto punto qualcosa di buono ce l'avranno. No, soprattutto per quello che hanno dimostrato ce stasera. Ce l'hanno dimostrato stasera. Però sulla carta le partite vanno giocate tutte, e la colpa di tutto questo è solo la nostra. Non si può arrivare a sto punto. Sempre a sperare nei miracoli degli altri, nei miracoli al contrario, che devi ancora sperare. C'hai un barlume di qualificazione ancora da primo. Devi sperare che gli altri perdono in casa, quando praticamente hanno sempre fatto il massimo. Hanno sempre piato a schiaffi tutti. Devi sperare che te puoi qualificare ancora da primo, ma tu devi vincere per forza. Sempre queste figure di merda andiamo a fare in giro. Io stasera avessi vinto. Stasera avessi vinto col tutto che poi alla fine ha vinto il... Lo Slavia Praga non mi sarei incazzato così, perché dico, oh vabbè, ok, ormai la partita l'hai sbagliata, no, però per lo meno la dovevi vincere, punto e basta. La dovevi vincere a prescindere che vincevi 1-0 e lo Slavia Praga vinceva 8-0, però fai la dovevi, tuo, dovevi fare punti, il tuo, prendi, e allora potevo dire non c'ho rimorsi, perché una partita la puoi sbagliare, ma la seconda non l'hai sbagliata. Tu invece sull'errore precedente della partita precedente in Europa League sbagli pure questa, e ci sta bene se sta a queste condizioni, però mi sono rotto il cazzo.